oggi abbiamo presentato i programmi sportivi del 2016, fra cui l'attività di punta e la nostra confermata presenza nel campionato italiano rally con una Fiesta R5 alimentata a GPL. È il terzo anno di questa partecipazione, abbiamo riconfermato il pilota d'accordo con Gian Domenico Basso, con il quale è nata questa attività e attraverso la quale siamo arrivati per 2 volte secondi e quest'anno veramente ci poniamo, gli altri anni peraltro, ma l'obiettivo di capitalizzare l'esperienza maturata sulla vettura e sullo sviluppo dell'impianto d'alimentazione per poter veramente competere e portarci a casa la vittoria, perché competitivi lo siamo stati anche gli altri anni. La vettura è una vettura monofuel a GPL e questa è la particolarità mondiale che è stato possibile grazie all'apertura dell'Axai a questo tipo di regolamento e carburanti che è un rapporto che BRC ha da diversi anni e che si è capitalizzato con questa serie dove veramente siamo in competizione con le auto a benzina. Le differenze rispetto ad un'auto alimentata tradizionalmente riguardano la parte di alimentazione bassa pressione, perché questo tipo di motore è un 1.6 turbo alimentato a iniezione diretta e quindi possiamo dividere il circuito di alimentazione nell'alta pressione, che è quello relativo alla fornitura del carburante al motore, e nella bassa pressione, cioè la trasmissione del carburante dal serbatoio al motore. Per quello che riguarda la bassa pressione, l'impianto è completamente nuovo, abbiamo sostituito quello benzina con un impianto GPL, diversamente da quello che si fa normalmente sulle vetture di serie, dove le trasformazioni normalmente sono B-fuel, quindi qui su questa vettura la benzina non c'è più, c'è un serbatoio a GPL e una linea quindi di tubazioni e un cablaggio relativo alla centralina che permette di portare quindi e di dosare il carburante fino al motore. Sul motore invece la nostra scelta condivisa con l'Axai è stata quella di non fare alcuna modifica dedicata. Perciò fino alla pompa ad alta pressione, meglio dalla pompa ad alta pressione fino alla camera di combustione, il motore è esattamente identico a quello benzina, sfruttando quindi anche gli iniettori benzina per iniettare il GPL che diversamente da un impianto tradizionale è iniettato liquido, di qui la denominazione LDI, ovvero LPG Direct Injection. Quindi è attraverso questo sistema innovativo che commercializziamo anche su vetture di serie in aftermarket. Veramente le prestazioni del GPL sono identiche a quelle del carburante più diffuso che è il benzina e attraverso le corse credo che l'abbiamo dimostrato e quest'anno vogliamo, toglierci la definitiva soddisfazione di poter vincere il campionato.